Bene, allora qui sul palco stasera, chiaramente conoscete tutti, abbiamo due grandi soggetti che hanno caratterizzato questi 25 anni, 26, 27, 28. Poi c'è sempre qualcuno di noi che ha la tessera numero uno della Lega in tasca, non ho mai capito quante tessere numero uno c'erano, ma... hanno interpretato, e uno in particolare, il sentimento del Nord, ha interpretato quello che è stata considerata a tutti gli effetti una questione settentrionale mai sopita e mai lo sarà finché non arriveremo a quella che è una libertà delle nostre terre e dei nostri luoghi. Io non so neanche se c'è bisogno di presentarlo, so che quando c'è la tombola esce l'uno, diciamo Umberto Bossi, per cui... Grazie, grazie. Io invece è sicuro che la gente che viene a lavorare gratuitamente un segnale lo danno, vuol dire che c'è ancora bisogno di Lega e c'è molta gente che ci crede ancora, e per questo, nonostante qualche faroma per farci saltare per aria eccetera, o i giornalisti per imbrogliare l'opinione pubblica, non c'è niente da fare, la battaglia andrà avanti fino alla libertà della nostra terra, della nostra Padania. No, non è, poi non è vero che io e Salvini litighiamo, non è assolutamente vero, un'invenzione di giornalisti, semmai gli avvocati sono quelli che litigano, però questo è un paese che ha troppi avvocati, se avesse tanti ingegneri, quanti avvocati sarebbe un paese ricchissimo, invece sono tutti avvocati che vivono facendo litigare la gente. Però noi non litighiamo, la Lega per fortuna in questo momento non litiga nessuno, abbiamo passato periodi difficili, però siamo qui a ripartire. Da cosa si riparte? Oggi si può parlare in astratto, bisogna parlare per ripartire dai posti di lavoro. Prima sentivo che i posti di lavoro si creano prima abbassando le tasse, secondo, impedendo, non dando retta all'Europa quando ci impone di alzare le tasse. Io capisco bene che l'Europa ha una sola grande paura, perché rischia di saltare per aria, che l'Italia non paghi il suo debito pubblico. Se l'Italia non paga il suo debito pubblico, devo pagare i tedeschi e i francesi, e quindi finisce l'Europa. Da lì vengono tante cose, anche la tassazione altissima che c'è in Italia. E l'Europa ha paura. Ci ha mandato un commissario, una specie di commissario, Monti. Monti arrivò in Italia e la prima cosa che fece, perché l'Italia ha un fortissimo debito pubblico, come sapete, nato durante l'immigrazione da su quasi tutto. Quando si fa l'immigrazione non ci guadagna niente il paese che riceve gli immigrati, perché deve fare scuole nuove, case nuove, deve fare ospedali nuovi, tutto questo ha creato l'immenso debito pubblico italiano. Allora, però l'Italia, nonostante abbia un debito pubblico enorme, ha un patrimonio altissimo. Quasi tutti i cittadini hanno una casa di loro proprietà, e quindi l'Europa ha mandato Monti, e Monti cosa ha fatto? Ha messo una tassa sul patrimonio, sulla casa, l'IMU, nel tentativo di ridurre il debito, tamponare il debito pubblico. Poi non sono riusciti, allora l'Europa immediatamente ha lanciato una tassa, il Fiscal Compact. Non è riuscito con l'IMU a ridurre il debito pubblico, ecco, Fiscal Compact ci ha obbligato, diciamo, il premier di allora Monti a far passare questa legge, altrimenti si sarebbe dimesso. Hanno obbligato il Parlamento a votare il Fiscal Compact, e tutti dicono ma è una tassa flessibile per modi, sì, teoricamente flessibile. Se l'Italia avesse un PIL alto, elevato, un prodotto interno
molto alto, non dovrebbe dare nemmeno una lira all'Europa, questo è vero, poiché l'Italia ha, tradotto interno lordo, pari a zero, il PIL pari a zero, è evidente che dovrà dare un sacco di soldi all'Europa. Quindi l'Europa bene o male c'entra nell'aumento della tassazione che incombe sul nostro paese e sulle nostre imprese. Per di più c'è anche un'altra cosa, c'è una tassa che ha rovinato le nostre imprese, per cui oggi hanno difficoltà a creare i posti di lavoro. Quella legge la fece Prodi e la sinistra, che non amano sicuramente, la sinistra non ama gli imprenditori, e quindi ha pensato bene di mazzolarli. Ha fatto una legge, la legge Prodi, che toglie il TFR alle imprese e l'ha data allo Stato. Lo Stato si è mangiato tutto quanto. La magistratura contabile dice che è stato un esproprio senza indennizzo, cioè un furto, in altre parole. Ebbene, Prodi ci ha lasciato anche quel regalo lì, la sua legge. Io sono convinto che bisogna battagliare duramente in Europa e non mi pare che questa volta abbiamo gli uomini giusti. Sono uomini che vanno in Europa piagnucolando al massimo. Non hanno gli attributi per farsi sentire, per dire questo sì e questo no. E quindi è un problema che ci dobbiamo porre in rapporto con l'Europa, per via delle tasse. Un'altra cosa la possiamo fare noi, voi, anzi abbiamo il dovere di farla. Abrogare la legge Prodi, che ha tolto il TFR alle imprese e l'ha regalato allo Stato. Perché? Se il TFR avessero le nostre imprese, col TFR le imprese si autofinanziavano per tanto tempo e quindi non erano schiave delle banche, ma si autofinanziavano, potevano comprare macchinari nuovi e quindi creare posti di lavoro e così via. È per questo che non si creano i posti di lavoro. La tassazione è troppo alta e il TFR, che la legge Prodi ha tolto alle imprese, e per darlo allo Stato, che se l'è mangiato tutto, lo Stato ragiona così, tutti i soldi che ha non è che guarda a che cosa serve, da dove viene, tutti i soldi che ha li piglia e li usa in maniera indiscriminata. Questo ha fatto sì che noi non abbiamo più posti di lavoro, abbiamo milioni di giovani senza posto di lavoro, anche le persone di una certa età adulte non hanno posti di lavoro, poi si lamentano se la gente non ha i soldi per andare in ferie, non ha i soldi per mantenere in moto la macchina dell'economia. Sono stati fatti degli errori. Innanzitutto la legge Prodi è quella da abrogare. In Italia abbiamo la possibilità solo di fare un referendum abrogativo e abrogare si può, tocca a noi, tocca a voi, tutti quanti, da adesso in avanti. Dobbiamo fare solo un incontro all'interno della Lega col Consiglio federale, ma quei primi di settembre, alla fine delle ferie, quando ritorna la gente, potevamo farlo prima forse, ma dove avremmo dovuto, non ce l'avremmo fatto, avremmo dovuto andare in spiaggia a raccogliere le firme, non ce l'avremmo fatto, per fare il referendum di abrogazione della legge Prodi, che ha tolto il TFR alle imprese per darlo allo Stato. Noi vogliamo che il TFR resti le nostre imprese, che lo utilizzino per investire nel lavoro, così si creano i posti di lavoro, è l'unica via per creare nell'immediato i posti di lavoro. Certo, la sinistra e Prodi si sono illusi che si potesse avere un futuro senza imprese, non esiste un futuro senza imprese, e poi noi, scusate, le imprese le abbiamo. Siamo così scemi da farle scappare, da farle chiudere, no? Noi non vogliamo, non ci interessa delle idee, sappiamo che le idee della sinistra e di Prodi, quando facevano la legge che portava via il TFR alle imprese, erano idee sbagliate. C'è solo un futuro se ci sono anche le imprese, non esiste un futuro senza imprese. E quindi tocca a noi, tocca a voi mettere a posto le cose. Innanzitutto
abrogare la legge Prodi, ridare alle nostre imprese il TFR, tanto anche i lavoratori, diciamo che possono essere più tranquilli se il TFR saranno le imprese, quando smettono di lavorare la buona uscita gliela danno, se ce l'ha lo Stato il TFR e si immagna tutto, può anche arrivare al punto da non dare più la buona uscita quando uno smette di lavorare. E cosa fa uno? Gli fa causa allo Stato, non scherziamo. A un'impresa gli puoi fare causa, ma lo Stato non riesce a fargli causa. Quindi tocca a noi, tra pochi giorni, appena riparte, ritorna la gente dalle ferie, via, raccolta firme per abrogare la vergognosa, la caragliesca legge Prodi, che è la causa della vera crisi. La crisi è nata in America, è vero, però alcuni paesi sono a via di uscire dalla crisi, noi mai, noi no, perché abbiamo le imprese che non possono investire in niente. Le banche non aiutano le imprese, dobbiamo ridargli il TFR, abrogare l'infame legge Prodi. Questo ci accingiamo a fare assieme a voi, tutti noi. Lo so che avete già raccolto firme, siamo stanchi, no, non c'è. La stanchezza non è una scusa, dobbiamo trovare l'energia e andare di nuovo in piazza e raccogliere quelle firme, abrogare l'infame legge Prodi che rischia di far chiudere tutte le nostre imprese, che rischiano di far scappare, no? Diciamo stop, il futuro c'è solo se ci sono anche le nostre imprese, senza non c'è un futuro. Abbiamo impiegato secoli per mettere in piedi le imprese e adesso non ce le facciamo portare via dalla sinistra e da Prodi, no, dobbiamo dire stop, qual è la via? Col TFR che resta le imprese possono ripartire. Questo è un passaggio obbligato. Tocca a tutti noi, a tutti voi, partire assieme. Quando faremo, la presenteremo anche a Bergamo, appena il Consiglio federale dà il via, immediatamente io e Calderoli ci metteremo a scrivere, a mettere a posto la documentazione necessaria e si parte. Vabbè, e si parte, va bene. Questo è quello che dobbiamo fare, per parlare in termini concreti, altrimenti possiamo parlare di tutto, ma se non mettiamo a posto la macchina economica, i posti di lavoro, non c'è niente da fare, la nostra gente, la nostra società muore, finisce a catafascia, tanto più che oggi abbiamo un governo che ci manda qui tutti i giorni un sacco di clandestini, di immigrati. Noi non abbiamo i posti di lavoro per noi, come facciamo ad accogliere altra gente? Facciamo le mani. Facciamo venire per andare a rubare, non lo so, noi diciamo stop a quegli errori. Poi, ma ci sono anche matti, l'Africa non è un piccolo stato, Tendi, l'Africa è un continente con 1,5 miliardi di persone. Se vengono qui loro dobbiamo scappare, noi non ci stiamo, e per di più noi abbiamo i posti di lavoro per noi, figuriamoci se abbiamo per loro. Quindi siamo pronti a partire. Ieri Calderoli ha portato in tribunale allora la richiesta di referendum per abrogare la legge Prodi. Adesso si parte. Lo so, i tempi della politica italiana sono tempi di burocrazia lunghi, però siamo pronti. Termina l'estate, comincia la battaglia. Via, si parte. Quindi questa festa ricorda che ripartiamo. Per un progetto, i posti di lavoro, punto. Senza i posti di lavoro la gente non va avanti. Uno che ha una famiglia cosa deve fare? Già il mondo è pieno di matti, figuriamoci, i momenti in cui non hanno più lo stipendio. Noi diciamo stop. Renzi, l'ha messo lì per fare i posti di lavoro, ma non sa mica come iniziare. Io gliel'ho detto una volta in aula che è venuto, ho preso la parola al Presidente. Guarda che se lei non cancella le leggi sbagliate che ci hanno portato fino a qui, lei non riuscirà a creare posti di lavoro. Perderemo solo del tempo, lo perderà anche lei, se lo farà perdere. Infatti è passato il tempo e non ho risolto il problema. È il primo problema che la Lega si pone stasera, noi diciamo che il primo problema che la Lega si pone è
creare i posti di lavoro, far pulizia nei gromini di leggi che imbrigliano, che rovinano, che danneggiano il paese per creare i posti di lavoro, poi tutto il resto. Adesso sono i posti di lavoro, poi ci sarà il problema della libertà, lo sapete tutti, la libertà ha un nome, si chiama Padania. Io non penso che da soli noi riusciamo, certo, sono convinto dopo anni di federalismo eccetera abbiamo seminato bene, se c'è da fare un referendum sull'autonomia lombardi lo votano tutti i lombardi, non c'è un problema su quello. Sentivo prima la Martina Zoli, il nome non è bellissimo, ricordando il passato, no, però si chiama Donatella, ti chiamerò Donatella, va per Martina Zoli. Io sono vecchio, sono cresciuto, i miei tempi non erano degli avversari, ognuno si porta dietro il suo passato, va bene, comunque non è quello, solo qua, noi il problema ce l'abbiamo, nell'alleanza Piemonte, Lombardo, questa è l'alleanza che ha la forza in sé per vincere alla fine, impiegherà un po' di più, un po' di meno, però alla fine inevitabilmente si vincerà. Chi la dura la vince, dice il proverbio, ed è così, soprattutto quando si tratta di cambiare le cose. Io penso che risultati adesso da portare è quello del posto di lavoro. I nostri giovani devono avere il posto di lavoro, devono lavorare, avere uno stipendio, se no cosa fanno? Che vita si preparano, non possono prepararsi niente. Quella è la cosa immediata, poi tutte le altre cose, la libertà, eccetera, le cose che comunque impiegano del tempo a realizzarsi. Adesso, in tempo breve, noi dobbiamo impegnarci sul posto di lavoro, abrogare la legge Prodi e poi prepararsi a grandi battaglie in Europa. Dobbiamo mandare gente con le palle in Europa, se va gente già perdente in partenza, che dice signor sì, allora lei già ha perso tutto. Bisogna andare in Europa a raccontargli che la banca europea deve sapere creare un meccanismo un po' anche svalutativo in un certo modo, per far finché un euro e un dollaro sono pari in valore, non c'è niente da fare. Noi avremo grosse difficoltà a vendere i nostri prodotti. Bisogna avere una banca europea che sappia creare ad arte un po' di svalutazione. Se vuole aiutare le nostre imprese, certi tedeschi non sarebbero d'accordo, perché i tedeschi preferiscono avere l'euro forte, perché gli costa meno comprare il petrolio, poi la qualità dei loro prodotti gli permette di vendere comunque. I prodotti tedeschi non si vendono, si dice, si comprano, si va apposta in Germania per comprare, perché è talmente alta la qualità che la gente va lì per comprare. Per i nostri non è così, quindi dobbiamo trovare anche degli aiuti attraverso una banca che prende atto non solo degli interessi tedeschi o francesi, ma anche dei nostri. Quindi occorre mandare su gente gagliarda. Io un po' di gente gagliarda, mi ricordo Tremonti che andò in Europa, mandato da me per salvare le quote latte, i nostri agricoltori ammazzati dalle quote latte. Andò su e raccontò che i dati che dava l'Italia erano falsi, completamente falsi. Il latte che l'Italia dice di produrre è falso. Facendo il conto tra le mucche che ci sono e il latte, è impossibile che produca così tanto latte. Quindi è latte che viene già dalla Germania, dall'estero. E quindi costringono i nostri allevatori a morire, a fallire, a chiudere le imprese per pagare delle multe che non dovrebbero esserci, perché i dati sono falsi, c'è un vizio all'origine. Andammo noi, andò la Lega, andò Tremonti anche assieme a parlare con il ministro dell'agricoltura, raccontando la dura verità. Infatti proprio ultimamente a Roma ho visto che hanno aperto un processo contro quelli del Ministero dell'Agricoltura che facevano tutti quei trucchi lì. Quindi io non,
non mollai mai sugli agricoltori. Non potevo accettare che la pianura padana, che le nostre terre restassero senza agricoltura. La pianura padana sec, di erba secca, no. C'è sempre stata l'agricoltura e noi ci siamo sempre battuti, sapendo che alla fine la falsità sarebbe scomparsa, sarebbe venuta a galla la realtà. E occorre gente che vada in Europa, gagliarda, conosciuta la gente, ma gagliarda, che sappia unire quei popoli che hanno anche loro l'interesse di vedere un comportamento della Banca Centrale Europea diverso, che metta al primo posto anche la necessità di far lavorare e vendere le ditte di tutti i paesi, non solo di un paese o di due paesi, di tutti i paesi. Questo è. Quindi, prima cosa, a noi, abrogare la legge a Prodi. Seconda cosa, trovare accordi con chi è disposto e dà la forza per andare a dare battaglie in Europa per cambiare. Sono le due cose che io vedo che questa festa deve lanciare. Io vedo che da lì vengono i passaggi necessari per cambiare, per favorire lo sviluppo del nostro paese, per favorire che anche in voi, i nostri giovani, i nostri figli, abbiano un posto di lavoro, per favorire che le nostre imprese non siano costrette a scappare, ma restino qui. Noi non avremo un futuro senza imprese, che ne dica la sinistra e Prodi, che preso un grosso abbaglio, danneggiando le imprese. Beh, certo, la sinistra non ama gli imprenditori, giusto, mettiamo, tiriamo via il TFR, qui non possono più autofinanziarsi, saranno costretti a ricorrere alle banche, e le banche li bloccheranno tutti, daranno legnate agli imprenditori, così è stato. Però noi non siamo d'accordo, noi vogliamo che la nostra società abbia i suoi posti di lavoro, che le nostre imprese possano respirare liberamente, non morire, non scappare, ma restare qui assieme a noi. Perché questa terra va portata avanti, non va portata indietro. Grazie amici, grazie. Strissia la bissia, adesso vediamo come va a finire. Roberto, un amante degli animali come te, che viene bistrattato da un po' di commenti non bellissimi, gente che non ha mai visto una poia nel cortile, animalisti che secondo me se vedevano quel serpentello lì la fa ambraga, e che penso forse quest'anno avremmo dovuto distribuire più buoni per il Parco delle Cornelle. È una sensazione bellissima comunque vederti sempre in auge sui giornali, perché vuol dire che la Lega è simpatica solamente se rimane tra l'1,5 e il 2,5%, dove si è parlato di salva Lega per quanto riguarda lo sbarramento per entrare in Parlamento. Adesso credo che se vogliono lasciare fuori la Lega dal Parlamento dovranno portare almeno al 10% questo sbarramento, perché credo che qualche difficoltà l'avranno. Roberto, non ha bisogno di essere presentato chiaramente, ma una cosa la voglio dire. Lui ha avuto il malore come me, solo che io sono caduto seduto, come diceva qualcuno, però con due dita rotte, le vertebre eccetera, ha seguito come nessuno la questione della riforma costituzionale, ha insegnato a tre quarti del Parlamento e anche all'altro quarto cosa vuol dire fare buona attività in commissione e in aula, e credo che sia stato riconosciuto da tutti come uno degli elementi più interessanti nell'ultimo ventennio per quanto riguarda la questione legata alle riforme e alla conoscenza dei regolamenti. Roberto Calderoli. Grazie Nunzio,
Grazie a tutti voi e prima di partire sul resto prendo quello che ha detto Fausto Carrara all'inizio. Io 25 anni fa c'ero, ero a pescare le trote in quella vasca che avevamo fatto qua sotto, dove se indovinavi il peso portavi a casa anche la trota. Sarà stata una cazzata, ma per me era stato l'inizio di un percorso di libertà. E viva Dio che oggi siamo ancora qua al Zano, non si pescano più le trote, ma si pesca qualcos'altro. Bossi ha parlato di economia, ha parlato di politica, io voglio anche portarla su un piano personale, perché ultimamente mi devo scusare con i militanti di Bergamo, pubblicamente non ci sono più stato. L'ultima mia uscita pubblica è stato il congresso del 21 di luglio, poi avrei voluto essere alle tante iniziative che Daniele ha messo in essere sul territorio e mi è spiaciuto non esserci. Bravi, complimenti per aver fatto andare via da Ponteranica quelli che dicono i rifugiati, per me sono gli immigrati irregolari. Mi spiace però, pur facendo i complimenti a chi ha fatto quel presidio, che comunque li ha mandati via, che li hanno mandati a Sedrina, perché alla fine questa gente qua non deve esserci né a Ponteranica né a Sedrina. E ho visto le dichiarazioni della Curia Vescovile, che si è anche dichiarata abbastanza collaborativa rispetto a queste iniziative, dicendo li abbiamo portati là, ma d'altra parte il Santo Padre ci ha chiesto laddove ci sono dei conventi vuoti di riempirli della casa di Cristo. Allora, le case, i conventi e tutto il resto della Chiesa vengono da quelli che sono i lasciti, gli 8 per 1000 e tutto quello che i nostri cittadini, anche i miei nonni, hanno dato alla Chiesa, destinati ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai nostri nonni e non per gli extracomunitari. E siccome ho avuto occasione di conoscere questo nuovo Papa Bergoglio, che mi aveva entusiasmato all'inizio, devo dire onestamente, mi sta deludendo ultimamente, andando nello Stato del Vaticano, io uno in giro, un marocchino, un rom, eccetera, l'ho mai trovato. Perché a casa loro, se uno cerca di entrare, c'è l'arresto. E allora, non è che lui non può, se li tenga nello Stato del Vaticano, ma non ci rimandi più nella Bergamasca, perché non li vogliamo. Punto. Però mi scuso comunque di non aver fatto queste battaglie, e sono 25 anni che ne ho fatte, perché ne ho passate tanti, tale e troppe, che se incrocio qualcuno per la strada che si tocca le balle, tocca ferro o tocca un cornetto, dice cazzo fa bene. Io porto sfigo ormai, cioè veramente c'ho addosso. Ho chiesto a qualcuno se mi trovava un esorcista. Io non sono uno che qualcuno ha detto chi è indietro, chissà, mi viene un pensiero. Io non sono uno che pensa alle altre cose quando mi succede qualcosa di male. Io mi onoro di essere un cattolico, un cristiano praticante, per cui quando mi capita qualcosa di male io prego il Signore perché non mi debba ricapitare più, oppure chiedo al Signore che mi faccia capire perché quella cosa che io considero un male mi viene addosso e debba poter portare un bene, un miglioramento a me, alla mia famiglia, a qualcun altro. Questa è l'interpretazione che do. Però qualcheduno dei miei colleghi, e non è Nunzio, non la pensa così.
E qualche tempo fa mi arrivò un mio collega senatore napoletano dicendomi: Roberto, stai attento perché tu sei in pericolo. E ho detto: cavolo, cosa è successo? Ti hanno fatto la macumba, te l'ha fatto il papà della Chienghe. Cioè, per me la macumba era un ballo latinoamericano, cioè non sapevo cosa fosse. E allora lui mi spiega: guarda, non ridere di queste cose qua, perché guarda queste cose qua, queste sono magie potenti. E mi ha fatto vedere un articolo su Oggi e un filmato dove c'era questo capo tribù, questo stregone, che metteva la mia foto in mezzo a sette terminali, cioè le termiti, e ci ballava intorno. Ieri mi ha chiamato Fumagalli, giornalista di Oggi di Bergamo, che ha fatto il servizio giù là, e mi fa: no, ma guarda che era una cosa positiva, una proposta di amore, di amicizia. Io ho detto: porca puttana, cioè mettimi la foto in un campo di rose, nel campo santo, ma in mezzo alle termiti che mangiano, io questa proposta di amore non ce l'ho vista. Dopodiché dico: hai ragione. E questo collega napoletano mi fa: ti voglio aiutare, ti do l'antidoto. E mi tira fuori un cornetto di 20 centimetri di corallo che mi ha molto colpito perché aveva la garanzia. Cioè aveva allegata una pergamena in cui si certificava che questo era contro tutti i mali del mondo e contro la sfiga. Io l'ho ringraziato. Ma aspettate, perché il bello deve ancora venire. Dopo due giorni il famoso cornetto si è rotto in due. Incontro questo collega napoletano e gli dico: cazzo, bel cornetto garantito che mi hai dato. Dopo due giorni si è spezzato. Questo fa un passo indietro e dice: anatema, tu hai delle forze maligne totali che girano intorno a te. Adesso vado a casa e cerco di recuperare la contromossa. Dopo tre giorni arriva, ha consultato una maga più potente della prima e mi ha detto: abbiamo preso questo cornetto d'argento, la maga l'ha messo sotto carica, come si caricano le pile, lo mettono sotto l'osservazione della maga, e contro di questo nessuno avrà mai più ragione. Ho preso il secondo cornetto e l'ho messo in tasca. Se oggi devo fare un bilancio, la magia napoletana rispetto alla magia africana, la conta a caso. Niente. Ve lo dico sorridendo, e vorrei dirvelo invece piangendo, perché se io faccio il bilancio degli ultimi tempi della mia vita, cioè uno si spara una canonata. Cioè, negli ultimi due anni, prendiamola ridendo, se non metto a piangere anch'io veramente, mi hanno operato 6 volte. Guardate, c'era una trasmissione di Fiorello e Valdini, che c'era uno che cantava, che gli avevano ingessato l'arto sbagliato al posto di quello rotto. A me è capitato di peggio. 6 interventi in 2 anni. 3 volte in rianimazione. 2 volte e le ho fatte. E questo lo voglio ricordare alla festa del Dano. La chemioterapia. Io non l'ho mai detto in pubblico, perché avendo una mamma anziana non avrei mai detto quello che avevo per non farle del male.
però io le ultime due feste di Alzano le ho fatte, che la mattina facevo la chemioterapia e la sera ero qua da voi. Poi, per non farmi mancare niente, a inizio di luglio sono cascato, mi sono fratturato tre vertebre, due dita, poi a seguire, perché la sfiga è veramente come le ciliegie, non viene mai da sola, 15 giorni fa è mancata anche mia mamma. Qui devo fare non solo un ringraziamento, ma un riconoscimento dell'essere bergamasca, una persona che ha tirato su 8 figli, ha saputo tradurre certi valori e leghista fino in fondo. Lei nel 96 aveva quasi 80 anni, è venuta sul Po. 2 mesi prima di morire ha chiesto di far venire quelli del comune per capire come si poteva votare anche da malato. Gli altri anni chiedevo, io ho chiesto, magari una colpa, che votasse la preferenza sul comune di Bergamo per il Daniele. Stavolta gli ho detto, mamma, non ce la fai a scrivere le preferenze e poi è candidato alle europee. Però la croce sull'Alberto da Giussano l'ha messa, e lo dico rispetto ai tanti militanti di plastica, e ne abbiamo anche in terra bergamasca, quelle che quando si organizzano in assemblea ne hanno contro tutto e contro tutti, a cui mi piacerebbe chiedere cosa hanno fatto veramente per la Lega, per farla crescere, per farla diventare grande, rispetto a persone che anche sul punto di morte hanno pensato ancora alla Lega. Poi ragazzi, ciascuno farà un passo indietro e in avanti, ma queste cose per me contano e io sono orgoglioso di venire da una famiglia che ha fatto tanto rispetto a quello che sono io. Mi sono sempre definito un anarchico, ma a partire da mio padre, che era antinazista, antifascista, ma anche anticomunista. E mi raccontava mia mamma che mio padre fu messo al muro dai tedeschi davanti a casa nostra perché mandava gli antifascisti e gli ebrei a Valcava, che qualcuno conosce, e quello che mi ha insegnato il diritto costituzionale è una di quelle persone che si è salvato andando a Valcava. Nessuno di noi va con la bandiera rossa il 25 di aprile in piazza, ma ci sono tanti modi per essere liberi, democratici, senza essere per forza di cose con la bandierina rossa sotto la testa. Ho avuto un nonno che ha fondato
il primo movimento autonomista negli anni 50, il MAB, il movimento autonomista bergamasco, e ne sono onorato. E proprio per onorare quella famiglia, quando l'ultima volta ero ricoverato, ho deciso, quando mi hanno dimesso, firmando, il primario mi ha detto: mi raccomando, vai a casa, fai 25 giorni di riposo. Ho detto sì, va bene, sono andato a Roma per fare le riforme, perché io mi sono iscritto non a un partito, mi sono iscritto a un movimento. E la differenza, il partito è chiamato ad amministrare, il movimento è chiamato a fare le riforme, e io un'occasione del genere non potevo perderla, perché in quel momento lì io ero stato nominato relatore di maggioranza. E la cosa per me è una cosa allucinante, come il PD, Renzi, Berlusconi e gli altri abbiano indicato uno della Lega, brutto, sporco, cattivo, quello della maglietta, quello del Porcellum. Eppure ogni volta che si deve scrivere una legge elettorale, una riforma costituzionale, devono chiamare uno della Lega. Mi spiace per loro, ma è così. Non lo dico rispetto a me stesso, ma rispetto alla classe politica che la Lega ha saputo creare. Ringrazio Umberto, che adesso sta andando a passeggio, ma è giusto, perché ci sono rotti coglioni. Ringrazio Salvini, Maroni, Giorgetti, Ostile Turrano. Siamo rovinati, perché adesso riprende il microfono, è sicuro come allora. Perché oggi tutti invidiano i nostri parlamentari. Quindi quando qualcuno, magari in qualche assemblea, magari anche bergamasca, spara qualche coglionata sui nostri parlamentari, io vi posso garantire che noi abbiamo portato dei bergamaschi capaci, bravi, e che ci sono sempre. Poi è chiaro, ho chiesto a Salvini, Bossi, Maroni, tutti gli altri: lo faccio il relatore di maggioranza? Perché per me era camminare come sul filo del rasoio, devo gestire i beni del paese e i beni del movimento, non sempre i due beni coincidono. E loro tutti mi hanno detto: vai e fai il tuo porco lavoro, perché se c'è qualcuno che riesce a cambiare qualcosa, quel qualcuno sei tu. E la riforma che è arrivata, io lo dico francamente, la riforma che è arrivata, lo dico in inglese se no i giornalisti ci offendono, è una bella merda, punto. Detta chiaro e tondo. Ma sarà possibile fare un Senato in cui per la metà ci sono dentro i sindaci, ma i sindaci hanno altro da fare? Era possibile fare una riforma dove venivano sottratti tutti i poteri alle regioni? Si sembrava di tornare più indietro dalla riforma del 47. Certo, uno poteva dire: rifiuto tutto, dico di no. Poi siamo in 15 e buongiorno e buonanotte. Come relatore io ho sfruttato il gruppo che urlava, disfava, faceva e batteva il ferro, e io il ferro caldo continuavo a piegarlo, e quella riforma l'ho rivoltata come un calzino. È una riforma bella alla fine, siamo passati da una bella merda a una merdina, ma di merdina sempre si tratta. Quali difetti gli restano? Un Senato che non viene più eletto è una cosa inaccettabile. Adesso sto vedendo le tribolazioni per andare al rinnovo delle province con le liste uniche, il candidato unico. Alla fine io credo che nessuno dei cittadini bergamaschi saprà chi saranno i prossimi consiglieri provinciali
e il prossimo presidente della provincia, per il semplice fatto che non l'avranno neanche eletto. E la stessa cosa capiterà anche per i senatori. Però qualche aspetto positivo che abbiamo messo dentro noi c'è. Il fatto che le regioni finalmente abbiano specificato quali siano le loro competenze, però per me era una cosa addirittura naturale, ma per me è fondamentale aver scritto, e l'ho scritto in prima persona, che i costi standard diventano una cosa della Costituzione. Negli anni scorsi abbiamo fatto gli incontri con i ministri eccetera, a dire perché una siringa che costa un centesimo qualcuno può farla pagare un euro. 15 giorni fa c'era un report sul Corriere della Sera dove si diceva: qui si spende 5 euro per dare da mangiare all'ammalato, in quella regione lì se ne pagano 25, e voi chiedete che siamo noi a pagare 25 euro di quella regione? Io ho fatto i conti con Maroni, perché abbiamo fatto il piano sanitario nazionale e la ridistribuzione, e finalmente è stato applicato il criterio dei costi standard. A livello della regione Lombardia, con i costi standard, quest'anno non vi verranno, non è una promessa, arriveranno 560 milioni di euro in più. E se calcolo Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia e il nord Italia, stiamo parlando di 2 o 3 miliardi che resteranno a casa nostra. Poi decideranno i governatori se ridurre le tasse piuttosto che aumentare i servizi. Ma quando qualcuno ti diceva la Lega cosa ha fatto, oggi potete dirgli: oggi 3 miliardi li abbiamo portati a casa. Dimmi tu cosa hanno fatto i tuoi partiti per portare a casa qualcosa di diverso. E il giorno che venissero applicati non solo sulla sanità ma in tutti i settori, e nessuna legge, come ha fatto Monti dicendo rinviamo l'applicazione del federalismo fiscale, non potrà più farlo perché sarà incostituzionale. E un'altra chicca che devo dire Salvini ha insistito molto perché la mettessi dentro, però devo dire Renzi qualche volta di parola lo è e l'ha messa, è stato il referendum di indirizzo e consultivi, cioè i famosi referendum svizzeri. Oggi noi possiamo far solo dei referendum abrogativi, lo stiamo facendo sulla legge Fornero, abbiamo depositato le firme, sulla legge Merlin, ma non possiamo toccare argomenti che riguardino leggi di bilancio, leggi finanziarie, trattati internazionali, indulto, amnistia. Noi d'ora in poi potremo fare dei referendum di indirizzo che riguardano tutti gli argomenti. Quando noi sentiamo parlare del referendum in Veneto che hanno dovuto un po' mitigare perché sennò sarebbe stato incostituzionale, vuoi tu il Veneto indipendente? Più chiaro di così? Sì o no? Vuoi tu la Lombardia a regione a statuto speciale? Sì o no? Vuoi uscire dall'euro? Sì o no? D'ora in poi questo sarà una cosa possibile, e per me non è una cosa da niente. Poi è migliorabile la riforma? Sì, ma io faccio, purtroppo guardate, sono diventato, me ne scuso con mia mamma, un figlio di puttana proprio fino alla fine. Loro dovevano avere al Senato su 320 voti 245 voti a favore, ne hanno presi 183, cioè 22 in più dalla maggioranza. Ma noi prima di arrivare alla seconda lettura dovremmo fare la legge elettorale, dove Forza Italia è al Polo Nord
e il nuovo centrodestra e al polo sud, perché uno vuol fare fuori l'altro. Una volta approvata la legge elettorale, o i 39 voti del nuovo centrodestra o i 60 di Forza Italia verranno meno, e l'unica forza politica in grado di dare a Renzi la maggioranza per le riforme sarà la Lega. E a quel punto, dopo avergliene cambiato 2/3, la Lega dirà: o mi cambi anche l'ultimo terzo oppure non te la vota nessuno. E io credo che questa deve essere la nostra strategia rispetto a maggioranze che diversamente è difficile trovare, perché ci troviamo in un momento difficile, difficile è dir poco. Umberto prima diceva, parla degli aspetti economici del paese. Ragazzi, se io dovessi parlare degli aspetti economici del paese, io mi sparo una cannonata in testa. Cioè, noi a ottobre non siamo in grado di scrivere una manovra economica, perché nessuno sa dove andare a trovare 20 o 30 miliardi che qualcuno deve andare a trovare. Cioè, quando Cottarelli, quello che doveva fare la spending review, viene a dirci: io avevo trovato i capitoli da tagliare, ma questi disgraziati stanno spendendo i soldi che ancora non abbiamo tagliato, vuol dire che siamo alla frutta. L'occupazione, non c'è niente che giri. La politica internazionale, c'è voluto un papa che dovrebbe spendere la pace per dire: siamo sull'orlo della terza guerra mondiale. È vero, perché quello che abbiamo in Iraq, nella striscia di Gaza, nell'ex Unione Sovietica, in Siria, è una guerra mondiale, solo che non si sono ancora schierate le superforze mondiali. Nel momento in cui si schierano Russia, America, Cina, la guerra mondiale ce l'abbiamo addosso. E noi siamo in mano a chi? A dei venditori di padelle, perché mi spiace, con tutta la simpatia che ho, Renzi va bene a vendere le padelle antiaderenti, basta. Poi bisogna pensare anche a se stessi. Come va la Lega? Io credo che la Lega stia andando bene, recupera nei sondaggi, ha recuperato dei voti. Devo dire che Umberto ci ha dato un patrimonio storico, culturale, che mi auguro venga anche ripreso di più rispetto a certe posizioni. Abbiamo trovato in Salvini un caterpillar in termini di lavoro, di costanza, di voglia di attaccare, e continuiamo a crescere nei sondaggi. Però a un certo punto bisogna decidere cosa fare da grandi. Vogliamo puntare al 51%? Io la vedo un po' duretta, ragazzi miei, di arrivare al 51%, anche se ho condiviso, e perché l'ho fatto anche negli anni scorsi, la proposta di portare avanti qualcosa nel sud, non per portare la Lega al sud, ma perché al sud nascesse qualcosa che potesse portarci un consenso. L'ha fatto l'Europea e per me questo progetto va sviluppato. Lo so che se vengo a dirlo in varsaviana mi mandate a fanculo, ma per me i voti contano, e comunque un euro parlamentare in più l'abbiamo fatto grazie a quei voti, che piaccia o non piaccia. Per cui cosa fare? L'alleanza di centrodestra, abbiamo da una parte il signor Renzi, che comunque viaggia fortissimo nei sondaggi, perché davanti al disastro la gente dice: meglio anche un disperato, ma chi ci propone un'alternativa? L'unzio l'enco io, che cosa fa? Se devo guardare da una parte, guarda che ti assomiglia anche un po', Comunque guardate che è furbo.
perché uno che passa senza essere mai stato votato da nessuno, da sindaco di Firenze, non avendo mai lavorato in vita sua, ha fatto prima il portavoce, poi presidente della provincia di Firenze, poi sindaco di Firenze, e si trova a fare il leader massimo col massimo dei voti possibili presi in tutta Europa. Ragazzi, io gli farei un applauso, perché questo qui è un prestigiatore, cazzo, riesce a trasformare veramente i piccioni in pesci, non lo so, è stato bravissimo. Però l'alternativa dobbiamo costruirla noi, e se io penso un'alternativa di centrodestra, mi prendo un cachet prima di iniziare a pensare a questa alternativa. Dobbiamo fare e pensare di discutere o allearci con il nuovo centrodestra. Alfano. Alfano che quest'estate si inorgogliva per l'operazione Mare Nostrum. Quelli è il mare tu. Portati a casa tua i 100.000 che sei andato a soccorrere. Ma siccome agosto diventa ciarliero, ci ha parlato anche dell'articolo 18, si è spinto in termini di economia dicendo che va abolito l'articolo 18. Io abolirei l'articolo 12, i 12 miliardi che ci sono costati gli immigrati che lui ci ha fatto venire. Ma il problema non è l'articolo 18, cosa per cui la gente non assume i dipendenti. Le aziende non assumono non per l'articolo 18, ma perché non hanno il lavoro da fare, perché la tassazione che c'è a carico delle famiglie e delle imprese è tale per cui se un'impresa deve essere competitiva deve andare a lavorare all'estero, piaccia o non piaccia. Quindi il signor Alfano, la coalizione se la vada a fare con Renzi o qualcun altro, ma non sicuramente con la Lega. Dopodiché c'è Forza Italia. Ragazzi miei, se un partito un giorno sì e un giorno no vota per Renzi e quindi per la sinistra, non può far parte del centrodestra. Se un partito vota contro, anzi a favore dell'abolizione del reato di immigrazione clandestina che lui stesso con noi ha messo in atto, non può far parte del centrodestra, perché di destra non ha assolutamente niente. Poi io posso capire benissimo Berlusconi, perché da quando sostiene Renzi mi sembra che i processi vadano in maniera diversa rispetto ai figli e rispetto a se stesso. Poi ci sono i Fratelli d'Italia, li chiamo i cugini di campagna perché per me vanno poco più in là del folklore, per cui io un futuro in termini di alleanza non ce lo vedo, nessuno, se non cambia veramente il mondo. E mi chiedo cosa dobbiamo far noi da grandi. Ci sono due strade, penso. Quando sei ristretto a un'area territoriale, quindi non avrai una forza a livello parlamentare tale per poter imporre qualcosa, devi utilizzare il popolo, e quindi referendum abrogativi e referendum propositivi. Ma poi anche un altro tipo di politica, l'ho imparata girando anche nel nord del paese. L'SVOP, che è un partito di riferimento di un territorio che è la metà della provincia di Bergamo, perché sono 550.000 abitanti, riesce a condizionare e a portare a casa tutto in termini economici ed autonomia rispetto al governo.
Io lo so che è brutto dover ragionare per ricatti, ma la mia esperienza politica mi fa dire: a un bandito si risponde con un bandito e mezzo, e quindi la Lega deve iniziare a fare come fa l'SVP e ha fatto fino ad oggi. Poi altro non devo dirvi, però devo concludere, perché il nostro Renzi della Masseriana ha voluto introdurre sulla storia del serpente, di cui io non avrei veramente parlato, anche se ne stanno parlando tutti i giornali. Io ve la racconto com'è andata. Io le bestie e gli animali li voglio bene veramente, e l'ho sempre dimostrato coi fatti. Martedì mattina c'è il diluvio universale, cosa assolutamente normale in questo mese d'agosto, perché viene il diluvio universale dappertutto, e sento i cani che si attaccano, fanno un casino bestiale in giardino. Vado a vedere e stanno litigando con un serpente che, per scappare i cani, si infila nella cucina di casa mia. C'erano le porte aperte, però c'è la griglia per non far entrare i cani, e lui c'è passato. Era già bello acciaccato. Però, cazzo, era lungo 2,20 m, però misurato. Io all'inizio ho cercato di fare il bravo con la scopa, di buttarlo fuori, e si attaccava alle sbarre delle finestre. Poi a un certo punto si è sollevato per cercare di mosticare, e allora io la scopata gliel'ho data, ragazzi. Mi è venuto addosso il mondo. Mi augurano una badilata sulla testa, di essere ammazzato, di essere, che il serpente mi penetri in qualunque pertugio del mondo. E ho detto: guardate, io non auguro a nessuno di vivere l'esperienza di trovarti in casa un animale del genere, perché poi dopo qualcuno ti verrà a spiegare se è innocuo o se non innocuo. Però a casa mia so che anche il cane non è velenoso, anche il cinghiale non è velenoso, ma se mi attacca in cucina lo butto fuori veramente e basta. Poi sono tutte delle verginelle, povero serpentello, povero un cazzo, 2,20 m di serpente, ma l'ho denunciato, va bene. Secondo me, quando uno in casa propria, uno cerca di morsicarti, è legittima difesa. Però sono veramente scorato rispetto a quello che è il mondo di internet, che purtroppo oggi è il mondo che coinvolge tantissime persone. Io 3-4 mesi che mi sono attaccato, ho avuto più di 200.000 visualizzazioni e commenti, e io mi chiedo: ma cazzo, sono talmente tanti quelli che agosto sono a casa depressi, repressi, che senza tirar fuori il proprio nome o il proprio volto devono poter commentare. E gli ho detto: ragazzi, rivolgetevi a un medico, perché state male voi e fate star male anche agli altri. Ragazzi, buona serata a tutti, e appena recupero il resto delle dita e della schiena, a fare un culo così a tutti gli altri, io ci sono sempre. Ciao. Dai, andiamo a chiedergli della macumba. No.